Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi sono ritrovato con dei carciofi in mano, quindi ho pensato di fare un bel risotto con crema di carciofi. Andiamo a farlo insieme, andiamo. Per fare questa ricetta serve riso, sale fino, carciofi, pepe, succo di limone e olio extravergine d'oliva e uno spicchio di aglio. Primo passaggio da fare. Prendiamo i nostri carciofi, li apriamo in 4 pezzi, una volta fatto tutta l'operazione si puliscono, adesso vi faccio vedere, tiriamo via la parte in più, esterna, si prendono le foglie così e si tagliano le foglie, quelle più grosse, taglia qua. Il risultato deve essere questo. Una volta puliti tutti si prendono quelli più grossi, cerca di dividerli 2. Allora non ha molta importanza perché tanto poi alla fine viene frullato tutto, quindi però è per velocizzare i tempi di cottura. Ecco, una volta divisi in questo modo prendiamo la ciotola, acqua fredda, immergiamo i nostri ciuffi di carciofi, ok, e il nostro succo di limone. Diamo una mescolata, tanto non devono stare in ammollo tanto tempo, quindi intanto che loro stanno in ammollo andiamo a accendere i fornelli. Levate i fornelli, accendiamo il gas, olio extravergine di oliva che facciamo rosolare, uno spicchio di aglio, olio caldo, prendiamo un spicchio di aglio, gli diamo un colpo e lo buttiamo dentro, facciamo rosolare bene. Il nostro aglio è pronto per essere tirato fuori. Abbassiamo la fiamma. Ho sbagliato. Abbassiamo la fiamma e ci buttiamo dentro i nostri carciofi. Attenzione a fare questa operazione perché è un po' pericoloso. Passa la temperatura, ci mettiamo dentro anche gli altri. Così. E li facciamo rosolare. Passiamo la fiamma. Ma potete metterci insieme all'aglio, potete anche far soffriggere una cipolla, scalogno, proprio a casa cipolla, scalogno non ne vogliono, allora mi tocca farlo semplice. Quindi lasciamo rosolare i nostri carciofi, sempre aggiungendogli un po' della sua acqua. Facciamo andare così. Poi mentre va mettiamo un po' di pepe,
Pepe, quanto basta, eh? Io qua con i dosaggi gli sto un po' indietro perché devo stare attento anche ai gusti che c'hanno qua in casa loro. Quindi cipolla no, questo no, questo no, tocca adattarmi. Quindi togliamo, pizzico di sale, aggiungiamo tanta acqua. E li lasciamo andare. Come sempre, gli ingredienti con i pesi li trovate tutti sotto in descrizione. Intanto che i nostri carciofi vengono pronti, ci muniamo un frullatore. Prepariamo qua così ci portiamo avanti. Eccoci qua, carciofi pronti. Si spegne. Devono stare a tre quarti di cottura, non fateli cuocere troppo perché sennò perdono tutto il sapore quando andiamo a frullarli. Ok? Poi si prende, si mette in una ciotola, dobbiamo farla raffreddare un pochettino prima di andare a andarli a frullare. Ok, adesso stessa padella, perché tutti i sapori sono rimasti qua. Quindi filo d'olio, accendiamo, non dobbiamo neanche stare qui a aspettare tanto perché tanto è già calda la padella. Facciamo tostare il riso, mettiamo il riso, diamo una mischiata. Allora abbassiamo un po' la fiamma. Questa qui è l'acqua dei carciofi. Gli ho aggiunto un goccio di olio extravergine d'oliva e un pizzico di sale, basta. E andiamo a cuocere il riso con questo brodo, anche se è freddo non fa niente. Facciamo tostare il riso. Ok, il riso è diventato bianco lucido, quindi è tostato. Adesso andiamo a metterci il nostro brodo. Andiamo bene, mentre il riso va prendiamo i nostri carciofi. Ok, se riesco a prendere questa, andiamo, mettiamo dentro il nostro contenitore. Io un paio di carciofi li tengo per avvelire il piatto dopo, glieli metto sopra, che tanto è per due, quindi questi qua bastano. Ok, gli mettiamo soltanto filo di olio e basta, andiamo a frullarli. Se vedete che è troppo spesso, aggiungete un po' di acqua,
tanto qua basta poca. Facciamo un pochettino, così, non sa che anche troppa. Tanto poi ci aggiungiamo il burro mentre abbattiamo tutto. Perfetto. Questo passaggio dovete farlo più volte, non devono rimanere residui, non per il cuore ma per le foglie. Sì, profumo buonissimo. Ok, profumo buonissimo, lo aspetto anche. Aspettiamo il riso. Quando è quasi cotto, ci buttiamo dentro la nostra crema di carciofi. Tac. Deve essere a 2-3 minuti di fine cottura, non prima. Adesso facciamo sciogliere, amalgamiamo tutto. Un profumo buono, il profumo è buonissimo. Facciamo scaldare. Il profumo c'è. Peccato che non potete sentire il profumo. Madonna. Ok, lasciamo andare al minimo, che assorbe tutto il riso, assorba tutto quello che c'è in pentola, in padella, cioè, scusate. Tre minuti sono passati da quando abbiamo messo la nostra crema di carciofi sotto, bella asciutta, quindi spegniamo. Grana a piacere, chi lo vuole mettere lo metta, chi non lo vuole mettere non lo metta. Mescoliamolo bene. Adesso andiamo a impiattare. Impiattamento. Consistenza c'è, il profumo anche. Adesso bisogna vedere il sapore, però siamo fiduciosi, fiduciosi. Penso che con la pizza, perché scottano ancora, perché gli ho dato una scaldata, così almeno quando te li trovi nel piatto non sono freddi. Questo qua lo mettiamo così, questo lo mettiamo qua, possiamo prenderlo, mettiamo dentro così mezzo in piedi. Ecco. Piatto pronto, ora andiamo all'assaggio. Piatto pronto, sta ancora fumando, bello fumante, e adesso devo assaggiarlo. Adesso devo assaggiarlo, poi vi dico com'è. Buono, buono perché è buono, però io un po' di scalogno gliel'avrei messo a farlo osurare, però qui non lo vogliono. Buono, buono davvero, è lo spettacolo. Vi ringrazio,
Arrivederci e buon appetito!